a Udine che attiene appunto a questo problema, a questa operazione inconsulta, insensata, che va sotto il nome, diciamo ambiguo, della pulizia degli alberi, pulizia degli alberi, dove non si intende la pulizia di tutto il pattume che, ahimè, popolazioni alquanto incivili e amministrazioni lassiste hanno consentito si faccia così, e che si sono accumulati negli anni, nei decenni, costituendo grave problema di degrado e di pericolo per la collettività. A questo progetto sono stati dedicati circa 800.000 euro, che sarebbero troppo pochi per sanare la situazione, ma che sono troppi e sprecati per rovinare quanto di buono e di funzionale è rimasto. Perché la nostra società c'è un grave attardamento nei confronti dell'ambiente, ed è una dimostrazione di questo stato di dicoso il fatto quello che è stato commesso nella Varosandra. Non si è capito ancora la funzione di servizio ecologico che le strutture vegetali costituiscono nei confronti del deflusso delle acque. La vegetazione della Varosandra, così come di tutti i fiumi, dei corsi d'acqua di tutto il mondo, costruisce il suolo intorno all'asta fluviale, costruisce il suolo. Lontano è una specie di fertilizzatore dei suoli, perché stabilisce delle simbiosi con batteri che fissano l'azoto atmosferico circa 250 kg per ettaro per anno di azoto che riceviamo gratis dall'atmosfera attraverso questa stupenda, straordinaria simbiosi fra Lontano, che è la principale specie che costituisce la vegetazione riparia, e l'atmosfera e i batteri. Abbiamo quindi costruzione di suolo, fertilizzazione di suolo, con l'aumentare dello spessore dei suoli aumenta la capacità di ritenzione idrica e aumenta la funzione di volano idrico della vegetazione, che restituisce lentamente l'acqua all'atmosfera. Tutto questo mirabile, questa mirabile struttura non è stata riconosciuta da operatori pubblici, non da singoli cittadini privati che sarebbero anche non tenuti a conoscere questo background scientifico, ma da operatori pubblici che ricevono finanziamenti pubblici, cioè soldi nostri, per fare dei disastri. Sta gente sembra non aver neanche sfogliato in questo quarantennio di intenso dibattito ecologico, sembra non aver neanche aperto un quotidiano nazionale su cui pure questi temi affiorano di tanto in tanto. Quindi io spero che questo comitato, di cui io sono indegno presidente, possa costituire un punto di aggregazione vitale nei movimenti di varia anima, di varia tendenza, movimenti ambientalisti della città, che vengano messe da parte protagonismi, aspetti personali, che si possa coagulare un forte gruppo di resistenza e propositivo a quella che nell'Europa del Nord, che è molto più evoluta su queste tematiche, si chiama gestione verde dei corsi d'acqua, e non gestione meramente ingegneristica, che costituisce ancora quella che io definisco una sorta di superstizione ingegneristica che risale ai primi decenni dello scorso secolo. Quindi immaginiamoci il grave ritardo culturale scientifico su questi temi vitali. I corsi d'acqua devono essere concepiti come dei grandi
corridoi ecologici lungo i quali defluiscono le specie, si muovono le specie, si muove l'energia, che non possono essere interrotti e trasformati prima in canali e poi in cloache. E con questo ho finito. Voglio fare alcune domande al professor Poldini, perché quel grande esperto ambientale che è l'assessore Ciriani ha detto che sono stati tagliati gli alberi perché non dovevano essere lì, perché l'assessore sa dove devono crescere gli alberi, mentre madre natura no. Mi sembra una follia questa, professore. Però abbiamo tutti nel cuore una domanda: cosa succederà adesso di questo terreno senza gli alberi che tengono più il terreno? E che cosa bisogna fare? Cosa si può fare? Come si può intervenire? Magari tramite un convegno dove si chiama la forestale e gli esperti, per studiare quale intervento riparativo si può in qualche maniera fare per impedire che il degrado che è stato fatto diventa ancora più grande con il terreno così esposto. Il problema è abbastanza complesso, però diciamo cercherò di dire le linee, di tratteggiare le linee essenziali. Per fortuna le ceppaie, io spero che siano ancora vitali e che possano ricacciare polloni. Si tratta di specie che sono abbastanza attive da questo punto di vista, e il pioppo bianco, ma soprattutto lontano, e poi anche i salici eventualmente potranno, se verrà riparato il modo primitivo e rozzo con cui è stato fatto l'intervento, per cui ho visto che le ceppaie non sono state, diciamo, tagliate secondo le buone pratiche di bravi potatori, ma sono state stroncate, sbrecciate con numerose ferite attraverso le quali potranno anche inserirsi funghi patogeni e a comprometterne la vitalità per il futuro. Quindi andrebbero riparate in maniera chirurgica innanzitutto questi stroncamenti brutali che sono stati fatti, al di là di ogni arte, appunto, del retto e vero operare, sperando che queste ceppaie siano rimaste vitali, non lese, che quindi ricaccino dei polloni. Si tratta di specie che, appunto, perché colonizzatrici di ambienti difficili, hanno una capacità vitale di ricacciare, dovranno essere poi osservati nel corso degli anni e potati opportunamente, in modo da ridare copertura quanto prima possibile al suolo, che se no verrà esposto, e già lo abbiamo visto la scorsa domenica, esposto alla erosione da parte del vento, che era già in atto, sollevava da un polverone, perché la Valle Rosandra forma una sorta di collettore della ventosità, e siccome questi depositi alluvionali nel tratto medio terminale dei fiumi per selezione gravitativa sono costituiti da particolato sottile, minuto, grana, minuta, sabbie e limi, si asciugano facilmente, e siccome sono leggeri vengono asportati facilmente dal vento, per cui, come dicevo prima, abbiamo questa consumo distruzione del suolo che negli anni la vegetazione ha costruito. Quindi io spero che con degli interventi opportuni e forse con delle ripiantumazioni per aumentare la fittezza della copertura vegetale si possa perlomeno contenere, minimizzare il danno che la mano pubblica ci ha fatto. Grazie professor Poldini.